Grazie, volevo farvi tanti auguri per il nuovo anno, spero che questo anno sia migliore rispetto a quello precedente per tutte. E niente, questo è il mio primo videoblog, voglio introdurre anche i videoblog sul mio canale e fare delle modifiche. Come vedrete, sul canale troverete tre video settimanali, uno lunedì, uno mercoledì e uno il venerdì, al contrario di prima che ne facevo semplicemente uno o due settimanali. Voglio introdurre poi un video sui libri che leggo e farvi una recensione settimanale di almeno un libro e di un film, perché io leggo molto, leggo almeno uno o due libri alla settimana. E quindi volevo parlarvene e poi soprattutto sui film che vedo al cinema. A me piace andare molto al cinema, di solito vado almeno 2 o 3 volte alla settimana e niente, quindi voglio farvi delle recensioni. Proprio perché mi piace molto andare al cinema, io ho una tessera che è questa qui, che ve la consiglio tantissimo. Questa è la The Space Pass, è la tessera che voi potete fare al The Space, pagando 21 euro al mese voi potete vedere tutti i film che volete, quindi in 3D, in 2D, le poltrone VIP e anche gli spettacoli che danno The Space, perché a volte danno anche degli spettacoli di musica classica, di concerti, e quelli sono inclusi sempre nel pacchetto. L'unico, diciamo, cosa che dovete fare è che quando è un abbonamento praticamente, voi dovete garantire almeno un anno che pagate praticamente, io ce l'ho già da un anno e mezzo, il primo mese pagate 3 mesi, quindi 63 euro, e quindi avete 3 mesi già pagati e poi successivamente pagate ogni mese 21 euro. Io mi trovo davvero bene perché comunque posso andare tutti i giorni che voglio al cinema, posso vedere tutti i film che voglio, è nominale, quindi questo significa che non potete lasciarlo a nessuno, però comunque conviene perché se voi andate anche una sola volta alla settimana al cinema, comunque spendete meno rispetto a pagare un unico biglietto. E niente, l'unica alternativa sarebbe fare una tessera, quella che sempre c'è al The Space, che di solito pagate 5 euro a film, che si chiama Easy Card. Quindi voi pagate 50 euro e vi assicurate 10 film, però questo conviene molto di più perché comunque potete vedere con 21 euro quello che volete. L'unica differenza è che con l'altra potete comunque entrare in 4 persone, soprattutto può essere utilizzato da varie persone, invece questo essendo un abbonamento solo un'unica persona, però comunque mi trovo davvero bene. E niente, comunque nel sito voi avete la vostra pagina dove vedete tutti i film che avete visto, vedete quando vi tolgono i soldi dalla carta di credito, perché io ce l'ho collegata alla carta di credito, quindi a metà mese viene scalato dal credito 21 euro, semplicemente questo. E niente, questo è il mio primo videoblog, volevo parlarvi di questo, poi stasera andrò per la mia seconda giornata di saldi e andremo insieme a vedere quali sono i negozi in cui entrerò per spendere i soldi. E niente, quindi registrerò questa parte con la videocamera e la seconda parte con l'iPhone, quindi vedrete sicuramente una differenza tra l'una e l'altra. Per quanto riguarda i film, volevo parlarvi anche dell'ultimo film a cui sono andata al cinema a vedere. L'ultimo film che ho visto è stato quello di Checco Zalone. Diciamo che non mi è piaciuto, nel senso che allora io ho visto già quelli precedenti di Checco Zalone. Il primo mi è piaciuto molto di più, diciamo che comunque sappiamo qual è il genere di film che stiamo andando a vedere. Però questo non mi è piaciuto, non mi è piaciuto talmente tanto che a metà film, quando si fa la pausa, al The Space fanno la pausa di 5 minuti, io e il mio ragazzo ce ne siamo andati proprio perché non mi diceva niente, non lo so, non mi è piaciuto. Poi diciamo che è stata una giornata particolare perché ci sono stati anche dei problemi, nel senso che io di solito quando vado al cinema, andando molto spesso, soprattutto infrasettimanale, non c'è molta gente. Però il mio problema non è la gente perché sono abituata, comunque ho vissuto anche un anno a Milano, quindi ho vissuto anche in una città grande. Quindi cosa succede? C'era molta gente, c'erano persone che si intrufolavano nelle file degli altri, abbiamo avuto un'esperienza un po' così perché c'era una ragazza che voleva per forza passare avanti ed è una cosa che odio, cioè nel senso che può succedere che una persona vuole passare avanti perché magari questa persona voleva vedere un film dello spettacolo precedente.
però rispetto al mio, e l'avrei anche fatta passare perché comunque sì, c'erano pochi posti, però nella sala dove dovevo andare io c'erano ancora 200 posti perché comunque lo dovevo vedere un'ora e mezza dopo, perché di solito io vado molto prima al cinema, così faccio un giretto, diciamo, in centro commerciale. Però è stata, diciamo, maleducata, nel senso che io odio la maleducazione per quanto riguarda le file, preferisco che ognuno segua la propria fila perché non mi piacciono queste cose. Comunque ci siamo trovati un po' così per questo motivo qua e niente, diciamo che la giornata è stata un po' così, prima per questo, poi il film non mi è piaciuto, quindi vabbè. E niente, volevo parlare un po' di questo, questa non è la recensione di questo film, però diciamo che non mi è piaciuto, anche perché non l'ho visto tutto, quindi non posso fare un giudizio su tutto il film, proprio perché non l'ho visto tutto, comunque io non sono un critico, è semplicemente una mia impressione per quanto riguarda i film, posso dire quello perché mi è piaciuto, perché non mi è piaciuto, mi piacciono molto i film che vengono tratti dai libri, pur sapendo che quando andrò a vedere il film sarà sicuramente peggiore rispetto al libro, perché comunque quando noi leggiamo un libro ci facciamo tutta una nostra immaginazione rispetto al film, anche perché io ho molto un'immaginazione, quindi sicuramente è diversa da quello che mi sono immaginata. E niente, quindi vedrete comunque delle recensioni, vi posso fare anche la recensione dal libro al film, quindi parlare sia del libro che del film, per vedere quali sono le differenze. E niente, questa sarà la seconda giornata dei saldi, ieri sono iniziati i saldi qui in Sardegna, sicuramente la prossima settimana vedrete un video haul con tutti i prodotti che ho acquistato. Adesso sto aspettando qualche giornata per farvi vedere più cose, ho già acquistato qualcosina e vi farò vedere tutto. E niente, ci vediamo stasera, vi faccio vedere quali sono i negozi in cui andrò e se ci sarà molta gente o poca gente dovrete sapere. Ok, a presto, ciao! Ragazze, sono appena tornata a casa, come vedete si vede dalla faccia, dopo 3 ore e mezza di passeggiata per i saldi. Purtroppo non ho potuto registrare tutti i negozi in cui entravo, volevo farlo vedere, ma purtroppo non è stato possibile perché ho provato, però c'era molto vento, stava piovendo, non si sentiva niente. Comunque ho acquistato qualcos'altro anche oggi. Ho notato che molti negozi stanno già facendo il 70% come motivi, poi ho visto il 70% anche da Zara, e niente, quindi cioè, stanno già iniziando a fare saldi potenti, però diciamo che hanno cominciato già a far uscire alcune cose che secondo me, cioè quello che ho visto prima dei saldi non l'ho visto, quello che volevo prendermi, solo alcune cose ho trovato e ho preso quelle. Altre cose invece non c'erano, secondo me le fanno uscire molto più avanti, cioè hanno cominciato a far uscire sotto saldi alcune cose per togliersele e poi faranno uscire anche altre cose. Quindi farò dei giri anche più avanti, magari a fine mese, a fine gennaio. Comunque se volete vedere tutto quello che ho acquistato, farò il video haul, lo vedete la prossima settimana. Ho aspettato un po' per non dover fare un video per poche cose, perché comunque non ho acquistato molto, sinceramente, non come il mio solito. E niente, ci vediamo presto, mettete mi piace se vi è piaciuto il video. E niente, vi farò vedere tutto quello che ho acquistato con tutti i prezzi in tutti i negozi in cui sono stata. Vi dirò in quali sono stata, in quali ho trovato qualcosa e in quali non ho trovato niente. A presto, ciao!